Connemara, lungo la costa ovest dell'Irlanda, di fronte alle isole Aran, è la zona più depressa di questo paese, anche la più ricca di caratteri e paesaggi. Le albe livide che Dio manda sulle frastagliate lagune, ogni giorno, come una sanguinante ferita, riaprono il problema dell'esistenza. Contadini, pescatori, condannati a una piccola vita di fatiche e di stenti, sembrano appartenere ad un altro pianeta. Si capisce perché l'americano Robert Flaherty, considerato il padre del documentarismo, scelse questi posti, precisamente le isole Aran, per uno dei suoi film. Perché l'uomo primitivo, diceva, possiede una schiettezza d'animo che l'uomo moderno ha perduto. La sera, in queste case, si recita il rosario, come nelle case venete o siciliane di 50 anni addietro. Un rosario in gaelico, l'antica lingua celtica rimasta viva nella zona di Connemara e nelle isole Aran. Una lingua difficile che lo Stato si sforza di rimettere in uso, che gli inglesi verso la fine del 1300 avevano proibito insieme ai costumi nazionali e al suono dell'arpa. I divieti diventarono inesorabili al tempo della Riforma, nell'intento di smantellare la fortezza del papato. La legge inglese, dirà un lord cancelliere, non riconosce l'esistenza di un irlandese cattolico romano. La lotta religiosa diventò una lotta accanita per la confisca dei beni. Le violenze e gli odi accumulati per secoli sfociarono nel 1641 in una sanguinosa rivolta che causò migliaia di vittime. Quelli che erano stati cacciati dalle loro terre massacrarono i nuovi venuti. Notti di sgomento e di terrore, la cui eco lontana sembra ancora di avvertire nelle facce di adesso. Le condizioni degli irlandesi sono senza dubbio migliorate negli ultimi anni. Quel senso di esasperato isolamento che li angosciava, reso ancora più drammatico in questa parte del paese da una lingua che in altre contee nessuno capisce, se non scomparso del tutto, si è in certo modo affievolito. Il fatto che lo Stato oggi protegga questa lingua e l'abbia resa obbligatoria nelle scuole ha ravvivato negli abitanti una speranza di convivenza. Noi possiamo entrare in queste case perché seguiamo il consiglio di farci precedere e accompagnare da qualcuno che parli in gaelico. Siamo in una casa di pescatori mentre essi rientrano dalla pesca notturna. Ecco come le fatiche ricevono un conforto nel calore della famiglia. La madre ha preparato per loro il tè, il burro, il pane tostato, la marmellata. La famiglia è tutta intorno ai due protagonisti, come fossero due astronauti di ritorno dalla Luna. Per chi conserva dei sentimenti sinceri, il calore nell'accogliere due pescatori di aragoste non può essere diverso. Parlate anche inglese? Sì. Abbiamo visto che andate ancora a pesca con la vecchia barca.
Credete che le nuove generazioni continueranno a servirsi di queste antiche imbarcazioni? Ma non lo so. Perché non lo sa? Le nuove imbarcazioni sono molto costose e noi fabbrichiamo queste barche da noi. Quindi penso che ci toccherà continuare a servircene. Che cosa pensate dell'Irlanda dopo la guerra? Che stiamo facendo? Che il paese stia facendo molti progressi in questi ultimi anni. Che specie di vita vi augurate per i vostri figli? Una vita come la vostra o qualcosa di meglio? Qualcosa di meglio. Ah, dunque, qualcosa di meglio. Sì, qualcosa di meglio. Pensate che i vostri figli dovranno lasciare l'Irlanda come fecero le vecchie generazioni, come i Kennedy, i McCarthy, i Kelly e migliaia di persone rimaste sconosciute? Ma questo non lo so. Non lo so. Non so. Ripeto a voi la stessa domanda. Pensate che i vostri figli dovranno emigrare seguendo l'esempio delle vecchie generazioni, come i Kennedy, McCarthy, Kelly e milioni di altri irlandesi? Spero che mio figlio non sarà costretto ad emigrare, così quando io sarò vecchio potrò averlo vicino. Parole di uomo semplice che rivelano una nuova coscienza. Abbiamo viaggiato a lungo attorno alle isole Aran per respirare l'aria che incantò Flaherty. Per settimane e per mesi il regista dell'Uomo di Aran aspettava le furiose tempeste dell'Atlantico che si abbattono violentemente contro le scogliere di queste isole. Ne fotografava le immense ondate in modo da mettere in evidenza le forze della natura e la resistenza dei marinai, sorpresi da quelle bufere. Adesso il mare è quieto, soffia una brezza piacevole, non ci sono pericoli in vista, fuorché quello dei pescecani che infestano queste acque. Il battello su cui viaggiamo è di proprietà di P.G. Mullen. Il bambino che figura nell'Uomo di Aran è lui. È diventato grigio, la pelle del volto bruciata dalla salsedine. 40 anni di terribili inverni sono passati davanti ai suoi occhi. Il padre di Mullen era soprannominato il re di Aran, un gigantesco marinaio di cui Flaherty si servì come consulente durante la lavorazione del film. Fu appunto il padre di P.G. Mullen a raccontare e a suggerire al regista molte situazioni drammatiche che costituiscono il pregio di quella pellicola. Lo condusse dove adesso ci accompagna suo figlio, a vedere le barriere di granito della costa ovest, alte, imponenti come cattedrali. D'inverno le onde ne raggiungono la cima. Attorno a queste rocce le acque pullulano di pescecani. Di pescecani se ne incontrano continuamente. Ogni volta il signor Mullen finge di colpirli, ma di proposito sbaglia. Non che gli tremi la mano, ma non vuole, presumibilmente, affrontare i fastidi e le incognite della cattura. I guai, infatti, cominciano dopo. Il pescecane si dibatte prima di arrendersi, minaccia di rovesciare l'imbarcazione.
Una botta di coda basta mandare a fondo le barche che usano da queste parti. Eccone ancora uno. Un altro colpo fallito, signor Mullen, se la vedesse suo padre. Può raccontarci com'è l'inverno da queste parti? Qui alle mie spalle vedete un esempio dei tremendi venti che d'inverno flagellano questa costa. La nave che vedete qui dietro fu gettata sulla scogliera circa 4 anni fa. Sì, fanno 4 anni a marzo. Si soffiava un vento fortissimo da sud-est. E qui fuori c'è un'altra scogliera a pelo d'acqua contro la quale la nave andò a sbattere mentre tentava di rientrare. Poi una tremenda ondata la sollevò fin qui sopra. E l'organizzazione per il salvataggio della gente di mare riuscì a lanciare un razzo. E nel buio della tempesta, per mezzo di una corda, tutto l'equipaggio poté essere tratto in salvo. Una di quelle mareggiate tremende che arrivano da queste parti ci ha regalato questa specie di arrugginito monumento. Il vento in questi casi arriva... In quell'occasione deve essere stato forza 11, e ciò è praticamente corrispondente a un ciclone, da 10 a 11. Potete vedere come la nave venne spinta dal mare e dal vento. Il periodo invernale è molto, molto rigido. E per settimane di seguito soffiano questi venti violentissimi, col mare sempre in tempesta. A tal punto che le Aran rimangono completamente isolate e non vi si può accedere. Intorno al 400 d.C., queste isole diventarono il rifugio preferito di monaci eremiti. Quasi tutti i vecchi santi irlandesi trascorsero nella solitudine di questa natura il loro periodo di noviziato. Riuscivano a sentire su questi lembi di roccia, davanti all'immensità dell'oceano, una comunione più vera con l'eternità e con l'ignoto. Fu da qui che alcuni monaci si spinsero verso l'Islanda. Forse, come dicono le leggende, approdarono in terre anche più lontane. Già all'epoca di Singer e Flaherty, pochi erano gli abitanti che possedevano l'orologio, ma non si trattava di un fenomeno di arretratezza. Piuttosto era il segno di un diverso tipo di civiltà, una civiltà intemporale. Oggi le condizioni sono diverse. L'isolamento, specie nei mesi estivi, è meno avvertito. Molte cose negli ultimi decenni sono cambiate. La storia narrata nell'uomo di Aran, cioè la sovrumana tenacia che si attribuisce alla gente di queste isole, è diventata un motivo di orgoglio, un racconto leggenda che i vecchi marinai amano fare alle nuove generazioni. La tessitura della lana continua ad essere una delle attività delle isole, ma i marinai non portano più i tipici baschi che vedemmo nell'uomo di Aran. Perfino l'abbigliamento ha subito delle trasformazioni. La terra, tuttavia, è sempre la stessa. Una monotona distesa di rocce ricamate dal vento. Lastroni di pietra grigia che delimitano campi di pietre grigie. Le barche sono simili a quelle di Connemara. Quando sono in secco, vengono puntellate con grosse pietre perché il vento non se le porti via, non le faccia ruzzolare come barattoli vuoti. Quando i marinai ne hanno bisogno e se le caricano sulle spalle, il loro incedere verso la marina acquista la solennità di una cerimonia. Una cerimonia antica, una specie di corteo. Come se portassero un pesante tesoro, oppure
il feretro di un compagno. Più ancora, come se tenessero in alto lo strumento del loro sostentamento, che spesso è anche causa di morte. Sanno, ogni volta, di andare incontro alle emozionanti incognite dell'oceano. Ogni volta corrono il rischio di non tornare. L'uomo di Aran si avventura sul mare sui suoi kurags, ma è anche muratore, carpentiere, contadino. L'alta marea, lungo le insenature, deposita uno spesso strato di alghe verdi, rossicce, giallastre. Vengono raccolte, prima che il mare se le riprenda, ammucchiate come covoni di fieno, messe all'asciutto in luogo sicuro. Non esiste concime migliore per i campi di patate. La bambina che oggi cammina sull'orlo dell'acqua non porta più l'antica calzatura locale. La pelle andava sovente inumidita perché non tagliasse il piede. La gente conserva l'abitudine di camminare ai margini dell'acqua, anche ora che porta altre scarpe. La lotta per la sopravvivenza non è dura, come ce la descrisse Flaherty. Tuttavia, è sempre all'improvvisa furia del mare che queste barche rimangono esposte. Flaherty vide e descrisse il lato realistico di questa gente, la loro opera d'ogni giorno, in un ambiente dei più ostili e nella più impervia stagione. Anche l'immagine che egli ci ha lasciato, una visione che rasenta i limiti della resistenza terrena, conferma la fede nella vita. Niente come la lotta contro gli elementi acuisce e mette alla prova una tale fede. I vecchi dell'isola raccontano ai giovani storie di fate e di apparizioni. Secondo tali racconti, le fate la notte giocano a rimpiattino lungo le scogliere, ballano, suonano il flauto. Sarebbero angeli decaduti che vagano per la zona terrestre. Separati dal mondo, dal quale provengono tutte le risorse che le isole non possono dare, questi marinai sono gente pratica, di sveglia fantasia. La loro barca è fragile, leggera, ma i remi per condurla, per sollevarla dai pericoli, sono forniti di un solido incastro che permette agli uomini di manovrare con sicurezza. Come ci diceva il pescatore di Connemara, sono essi stessi che costruiscono queste barche nella lunga stagione invernale e non pensano di cambiare sistema. Ricordavamo giovane e ardimentosa la donna del marinaio dell'uomo di Aran. Si chiama Maggie Diren. Non ha perduto i segni dell'antica bellezza. Vive tessendo piccole stoffe. Nessuno in quest'isola meglio di lei potrebbe raccontare, come una favola di fate notturne, la storia di quel film. Quando il signor Flaherty arrivò qui, non aveva ancora idee chiare sul tipo di film che avrebbe girato.
sapeva soltanto di voler fare un film sulle isole Aran, sulla gente di queste isole, sulle nostre abitudini, ma non aveva ancora una traccia, uno schema preciso. Cominciò a frequentare le nostre case, ci faceva continuamente delle domande, si interessava ad ogni minimo particolare della nostra esistenza. Senza che ce ne rendessimo conto, diventò uno di noi, della nostra stessa famiglia. Adesso siamo riusciti a fare dei progressi e oggi nessuno potrebbe rendersi conto delle condizioni di allora. Soltanto vedendo quel film se ne può avere un'idea. Flaherty riuscì a fermare nelle immagini un quadro di quello che lui chiamava il nostro quotidiano eroismo. Diceva che gente della nostra tenacia sarebbe stata di esempio a qualunque altro popolo e lui era venuto apposta per raccontare al mondo le nostre qualità e anche la nostra rassegnazione. La lavorazione del film durò circa 2 anni, per essere esatti 18 mesi. Per interpretare la parte che mi venne assegnata, io fui impegnata 4 mesi. Ci aveva talmente entusiasmato con questo genere di lavoro che molti di noi cominciarono a riflettere sui sacrifici che compivano, a trovarvi una ragione che prima non vedevano. Poi il signor Flaherty partì, ma fu gentile da informarmi quando al film venne riconosciuto un enorme successo. Maggie conserva di quel periodo alcune lettere che suole mostrare ai visitatori. Uno dei fogli è intestato a David Flaherty, non a Robert. Porta l'indirizzo di New York e la data del gennaio 1935, quando il film venne per la prima volta proiettato negli Stati Uniti. David Flaherty era un parente del regista. Faceva parte della troupe, manteneva i rapporti con gli attori. Maggie conserva quelle lettere come una reliquia, perché contengono le prime notizie sul lavoro che l'aveva tanto appassionata. Ecco, questa è la lettera in cui si parla del successo avuto in America. Cara Maggie, a Boston abbiamo avuto un enorme successo. Era gentile di ricordarsi di me e di tutti noi. Oggi il pubblico non si appassiona troppo a tale genere di pellicole. Il mondo forse è cambiato. Le nostre isole offrirono a Flaherty l'ultima occasione per scoprire un mondo disperato. È una vecchia usanza, quando qualcuno si commiata, mettergli le mani nelle mani e cantare in gaelico una canzoncina in suo onore. I pescatori in queste isole sono anche contadini. Un marinaio contadino che raccoglie e utilizza le alghe. Seccate e bruciate, le alghe formano il kelp, una specie di concime che, sparso sulla terra, servirà ad alimentarla. La terra viene cercata, scavata tra le pietre come si scava una miniera d'oro. Sicché paesaggio e natura non sembrano appartenere all'Irlanda, dove la buona terra è invece abbondante. A volte, lungo la spiaggia dell'isola Inishman, la mediana delle tre, si svolgono le corse dei cavalli. Le gare si svolgono in 2 tempi. Iniziano con un primo percorso fino ad un certo segnale in fondo alla spiaggia che serve per mettere alla prova la resistenza dei cavalli. Il secondo percorso, cioè la corsa giudicata valida per il traguardo, è quello di ritorno. Chi ha più fiato e migliori gambe arriverà primo. La difficoltà consiste nel percorrere il lungo tratto di sabbia umida dove i cavalli affondano i loro zoccoli e non senza fatica riescono a tirarli fuori. Sono povere bestie da soma, da trasporto, avvezze al passo pesante di tutti i giorni. Non capiscono, quel certo giorno dell'anno, sulla spiaggia di Inishman, che diavolo gli prenda i loro padroni da renderli così eccitati e brutali. Ah!
Visitando queste isole con un ritardo di alcuni decenni rispetto all'uomo di Aran di Flaherty, sarebbe stato strano trovarvi le stesse condizioni e gli stessi temperamenti di allora. Flaherty, di proposito, volle ritrarre le condizioni più ingrate, il grigiore dell'inverno, le tempeste che per lunghi mesi isolano questa gente dal resto del mondo. Noi le veniamo visitando sotto un raggio di sole. Non riusciamo a trovare molti degli aspetti singolari che attrassero l'attenzione del grande regista. L'illuminazione nelle case non è più alimentata con olio di pesce cane. In tasca tutti portano l'orologio. L'impressione che offre la gente è che non sarebbero disposti a sopportare la fame e la miseria con la rassegnazione di un tempo. Nello stesso tempo sembra scomparsa quella tenace forza di volontà che faceva apparire questi abitanti come degli eroi di granito. Soltanto quando riportano a terra la loro barca e riattraversano pesantemente la collina di sassi bianchi, i passi dei marinai sono quelli di sempre. Rimettere in secco la barca, salvata dai pericoli dell'oceano, è una specie di rito che si rinnova puntualmente ogni giorno, che essi compiono con gli stessi gesti, lo stesso portamento dei loro antenati.